cari amici del blog, inizia per me una nuova era, mi sto filmando da sola, per cui siate clementi se l'inquadratura non sarà perfetta, ma sto facendo del mio meglio per raccontarvi il 798 District di Pechino. Oggi una fabbrica di arte cinese contemporanea, in passato un laboratorio segreto dove venivano prodotti elementi, materiali e forniture per l'industria bellica cinese. Costruito da un gruppo di ingegneri della Germania dell'Est, negli anni 90 le ciminiere, che cercherò di inquadrarvi, le fabbriche, i compound, i containers, sono stati dismessi e un gruppo di talentuosi artisti cinesi ha deciso di stabilire i propri laboratori in questo complesso di 600.000 metri quadrati. Doveva essere una soluzione temporanea, è diventata definitiva. Ci sono oggi 400 gallerie, tanti locali alla moda e caffè, ed è molto facile trovarsi in un perfetto incastro, cioè in un mosaico perfettamente ricomposto, dove i simboli della Cina maoista, loghi magari che inneggiano lunga vita a Mao, si alternano alla presenza di installazioni come queste, oppure magari trovare dei loghi della scritta maoista e poi trovarsi di fronte a dei murales pop con draghetti multicolor. Si ispira al design della scuola di Bauhaus, che è la scuola di architettura moderna più famosa al mondo tedesca. I soffitti sono un'onda, una specie di onda seghettata con le finestre disposte a nord per evitare il fastidioso effetto ombra della luce. Oggi questo complesso genera un indotto di 43 miliardi, siamo nel distretto di Chaoyang. Rappresenta un po' la culla della comunità Bobo. Questo acronimo significa bourgeois bohémienne, infatti si respira un po' un'aurea vagamente industriale, post-industriale e bohémienne. Allora, cari amici, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Pechino Express. Imparerò a usare meglio questa tecnologia per filmarmi, perché per ora credo che di essere non molto brava. Vi abbraccio tutti.